Buongiorno e benvenuti a questo momento di meditazione. Che la grazia e la pace del Signore sia su tutti quelli che in qualsiasi luogo siano, ascolteranno questa riflessione. Prima di leggere il proverbio di oggi, chiniamo il capo per una breve preghiera. Grazie Signore che ci dai la vita e l'opportunità di accostarci al tuo trono nel nome di Gesù nostro Salvatore. Ti vogliamo dare i nostri cuori e le nostre menti affinché il tuo Santo Spirito possa parlarci di te. Che possa farci intendere il tuo messaggio e possa spandere le tue benedizioni di cui abbiamo bisogno per quest'oggi. Che tutto questo contribuisca a glorificare il tuo nome. Sia fatto tutto secondo la tua volontà, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Apriamo ora le Bibbie in Proverbi al capitolo 16 e vi leggeremo il versetto 32, che dice così: Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna la città. Quando si parla di autocontrollo, non si intende solo di dire no a certe cose che sono dannose. È anche associato al concetto di praticare con moderazione le cose che sono buone. Si tratta quindi di mantenere l'equilibrio tra queste due scelte, perciò noi viviamo ogni giorno una lotta interna. Tutti noi siamo coscienti che prendiamo decisioni non sempre giuste, che manchiamo di autocontrollo. E purtroppo gran parte dei problemi nella vita sono dovuti a una carenza di autocontrollo e ciò in parte è causato da una mancanza di disciplina. Però il termine qui tradotto con autocontrollo va oltre, ha un significato più profondo. Le persone imparano l'autocontrollo, sanno amministrare diverse aree della propria vita, come l'uso del denaro, del cibo, l'esercizio fisico, ma amministrare la mente è complicato. È impossibile farlo umanamente. Più che di autocontrollo dovremmo parlare di temperanza o dominio di sé. Vediamo alcuni concetti per spiegare la differenza tra le due. Primo, dominio di sé significa pensare prima di fare, per decidere a chi obbedire. Non dipende dalle circostanze, ma da cosa succede nella nostra mente. Dominio di sé vuol dire sapere amministrare i nostri pensieri. Nel caso di un cristiano, egli rifletterà: Che volontà voglio fare? La mia o quella di Dio? Secondo, non si nasce con autocontrollo o con dominio proprio. Non sono virtù proprie dell'essere umano. L'autocontrollo si impara, mentre il dominio di sé è un miracolo. Per esempio, anche le persone che non credono possono imparare l'autocontrollo, però nella loro mente desiderano quella cosa sbagliata. Infatti, si può affermare che i maggiori peccati non sono azioni, ma pensieri. Terzo, leggiamo il testo in Galati 5, il versetto 22, che ci dice: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. La parola originale greca per autocontrollo è enkrateia ed è legata al concetto di controllo assoluto. È lo Spirito Santo che cambia il nostro modo di pensare. A noi è impossibile. Leggiamo a tal proposito anche un passo in Seconda Corinzi, i versetti dal 3 al 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti, tutto ciò che si leva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Questa è l'opera dello Spirito Santo che ci santifica. Solo Dio ha il potere di sottomettere i pensieri. Necessitiamo perciò di chiedere costantemente aiuto a Dio. I nostri pensieri sono rinnovati di conseguenza solo se fissiamo lo sguardo su Cristo. Concludendo, il controllo delle nostre azioni è chiamato autocontrollo. Il controllo dei nostri pensieri è chiamato dominio proprio. Attraverso il dominio possiamo essere quella lettera aperta che trasmette l'amore di Dio, che il mondo desidera vedere. Il mio augurio è che ognuno di noi possa essere quella lettera. Con questo vi saluto e vi auguro ancora una buona giornata.